What's up YouTube? Io sono Kite e bentornati a una nuova guida Pokémon. Oggi come utilizzare Ditto, la guida più facile che vedrete mai su questo canale. Mi è stata fatta una richiesta sulla pagina Facebook di fare una guida su Ditto, quindi eccoci qui. Ditto è un Pokémon di tipo normale, non ci interessa perché si trasforma in un altro Pokémon. Le sue statistiche non ci interessano perché si trasforma in un altro Pokémon, tranne quelle degli HP, perché gli HP sono l'unica statistica che non viene copiata. Andiamo a vedere l'unico modo veramente efficace di utilizzare Ditto, che sarebbe con la Stola Scelta. Stola Scelta fa in modo che dopo che sono state copiate le statistiche, quindi anche la velocità di Ditto viene comunque moltiplicata per 1,5, quindi siete più veloci dell'avversario e potete attaccare per primo. Ditto è stato migliorato nella sesta generazione grazie all'abilità nascosta Sosia. Sosia fa in modo che non appena Ditto entra in campo si trasforma in uno degli altri Pokémon. Questo vuol dire in lotta singola si trasforma nell'avversario, in una lotta in doppio o in triplo si trasforma in un Pokémon a caso presente in campo. L'unica mossa che puoi imparare è trasformazione. Trasformazione fa in modo che Ditto si trasforma nell'avversario esattamente come l'abilità. Dobbiamo mettere trasformazione perché è l'unica mossa che puoi imparare. Per gli EV nulla è importante tranne quella degli HP. Il massimo numero di dispari di 148 EV negli HP. Questo perché gli HP non vengono copiati dall'avversario e tutte le altre statistiche sì. Potreste volere 0 IV nella velocità con una natura sfavorevole. Questo fa in modo che la velocità è ridotta al minimo e se Ditto viene costretto a utilizzare la mossa scontro, perché quando si trasforma tutte le mosse copiate hanno soltanto 5 PP, perlomeno attaccate per ultimo e subite naturalmente il contraccolpo per ultimo. È una piccola accortezza che potreste anche non volere, a cui potreste anche non voler fare caso, non è così importante. La questione degli EV, potreste volere 0 EV nella velocità per avere intro forza di tipo ghiaccio qualora l'avversario avesse intro forza. Il tipo ghiaccio è generalmente un buon tipo offensivo, ha dei buoni super efficaci, soprattutto contro Pokémon che intro forza lo usano regolarmente, penso a Thundurus. Altrimenti potreste cercare un altro set per averlo di tipo terra, ma non lo consiglio. Questo dovrebbe essere il più efficiente in generale, per detto anche per il discorso di scontro. Con la Stola Scelta sarete comunque più veloci dell'avversario. Ho visto persone usare altri strumenti, lo sconsiglio, però ve li faccio vedere. Ho visto il cartellino rosso. Il cartellino rosso è quando l'avversario attacca Ditto viene costretto ad essere scambiato con un altro Pokémon della squadra avversaria. Non so bene perché l'abbiano fatto, credo per avere più probabilità di o perlomeno migliorare le proprie possibilità di colpire in modo super efficace. Però il brutto del cartellino rosso è che non è prevedibile, quindi non potete saperlo. Un'altra cosa che ho visto, Focannastro. Io penso che fosse soltanto perché Focannastro è uno strumento che in generale può andare bene per i Pokémon fragili. Io non lo userei su Ditto perché dovrete comunque vincere la pari velocità, eccetera. Potreste trasformarvi in un Pokémon che ha delle difese molto più alte e a quel punto loro magari vi colpiscono, Focannastro non si attiva. E è come se non aveste lo strumento. Ditto ha due strumenti esclusivi per lui, che sarebbero Metal Polvere. Metal Polvere raddoppia la difesa di un Ditto che non si è trasformato. Questo perché se per qualunque motivo Sosia non dovesse attivarsi o se proprio usate Scioltezza non fatelo, un Ditto non trasformato ha la sua velocità raddoppiata e scusate la sua difesa. E poi c'è Velo Polvere che raddoppia la velocità, quindi la stessa cosa. Io sconsiglio moltissimo l'uso di qualunque altro strumento se non Stola Scelta. Un ultimo strumento che mi è venuto in mente di aver visto è Rapid Artigli, molto divertente, sempre divertente usare Rapid Artigli, giocare su quel 20% di possibilità di attaccare per primo, ma lo ribadisco, usate Stola Scelta, siete molto più sicuri di attaccare per primi. E questo è quanto, quindi vi ringrazio moltissimo per aver seguito, spero che vi sia piaciuto il video, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, seguitemi su Facebook, tutti i link sono nella descrizione, io vi ringrazio ancora, presto avrò sicuramente tanti altri nuovi video per voi, io sono Kites e out!